Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tornano i video di analisi e pareri sulle nuove edizioni. Ne abbiamo una in uscita questa settimana per un manga shoujo, un'edizione molto aspettata, in uscita proprio oggi, martedì 6 febbraio. Vi sto parlando della nuova edizione di Mermaid Melody. Eccola qui, so che molti di voi la stavano aspettando. Oggi 6 febbraio che cosa esce di Mermaid Melody? Esce il box, un'edizione limitata, all'interno comprende tutti e tre i volumi della nuova edizione. Abbiamo ovviamente l'1, il 2 e il volume numero 3. Così invece è come si compone il box. Adesso andremo a vedere un pochino tutto nel dettaglio. Allora, partiamo con i prezzi in generale. Il cofanetto costa 35 euro, mentre i volumi sfusi, e il primo vi ricordo che sarà acquistabile da settimana prossima, hanno un costo di 9 euro per l'1 e il 2, mentre invece l'ultimo volume, il 3, costa 12 euro, perché come vedete è leggermente più spesso, ha più pagine rispetto ai primi due. Questa edizione è una 2 in 1 e adatta perfettamente alla stessa edizione giapponese. Tra poco su questo argomento ne riparleremo, dato che appunto posso mostrarvi l'edizione giapponese e andremo a fare un confronto. Il cofanetto, quindi, da come abbiamo capito, è sovrapprezzato di 5 euro. La spesa per i volumi sfusi invece è di 30, e per il cofanetto diciamo che è una nota negativa. Poteva essere proposto anche senza un sovrapprezzo, anche perché ultimamente le case editrici si sono impegnate per quanto riguarda i cofanetti nel cercare di non sovrapprezzarlo. Quindi mi chiedo perché proprio questo di Mermaid Melody lo sia stato. Il cofanetto è davvero carino, comprende al suo interno benissimo i tre volumi, si apre come se fosse uno scrigno e all'interno troviamo questo motivo che va a riprendere quello delle conchiglie, con dentro anche una bellissima illustrazione. Lo spazio per i tre volumi c'è ed è ampio. Sui lati poi troviamo altre illustrazioni di Mermaid Melody che facevano parte anche delle vecchie copertine del manga in 7 volumi. Anche il materiale che viene utilizzato non è il classico cartoncino, è leggermente più robusto, e se avete quel fattore nostalgia di Mermaid Melody sono sicuro che lo apprezzerete. È un cofanetto che apprezzo molto per la sua estetica e per la sua concezione. C'è da dirlo che si adatta davvero bene al tipo di manga che è Mermaid Melody. All'interno, come abbiamo già saputo da un po' di tempo, non ci sono stati inserti speciali, non c'è materiale aggiuntivo. Poteva sicuramente essere aggiunto qualcosa trattandosi di una edizione limitata. Anche però, per quanto riguarda il materiale extra aggiuntivo, non so se debba arrivare direttamente dal Giappone, quindi Star Comics in questo caso non poteva fare di testa sua e mettere del materiale del tutto a caso, anche perché il materiale extra di Mermaid Melody di solito si trova ai pop-up store giapponesi in edizione limitata, quindi non credo proprio che gli venga concessa la possibilità di essere presente in un cofanetto estero. Per me comunque è già tanto che sia arrivato questo cofanetto, non era da sottovalutare. Rispetto ad altri manga, ad altre edizioni a cui non è stato proposto nulla, almeno qui abbiamo il cofanetto. Se nel caso qualcuno di voi non volesse pagare il sovrapprezzo, può acquistare benissimo i volumi sfusi. Dopo questo breve discorso sul cofanetto, ora parliamo della nuova edizione, così da poter rispondere su tutti i vari dubbi che ci sono, se sono stati fatti errori, se non è stato riportato del materiale dal Giappone. Adesso andremo a vedere il tutto, anche perché da quello che ho visto è un'edizione che ancora prima della sua uscita è stata un po' troppo criticata. Ma partiamo un po' dalla storia editoriale di Mermaid Melody, scritto da Machiko Yokote e disegnato da Pin Kanamori. In Giappone è stato pubblicato sulla rivista Shoujo Nakayoshi tra il 2002 e il 2005, concluso nella sua edizione originale in 7 volumi. È arrivato poi in Italia grazie a due case editrici, Play Press inizialmente, pubblicato nel 2007 e ripubblicato da GP Manga tra il 2009 e il 2010, ovviamente con l'edizione standard in 7 volumi. L'edizione GP aveva anche la sovracopertina. Mermaid Melody ha ricevuto un adattamento animato, arrivato in Italia nel 2007 grazie a Italia 1, ed è proprio grazie all'anime che ebbe molto successo qui e molte persone ancora oggi lo ricordano con il fattore nostalgia. Tante persone sono cresciute con Mermaid Melody e rivedere anche nel 2024 questa nuova edizione che approda può essere una bella emozione. E per concludere la storia editoriale, in Giappone attualmente è in corso un sequel, Mermaid Melody Acqua, arrivato per ora a 4 volumi ed è ovviamente in corso. La nuova edizione portata da Star Comics è l'ultima edizione giapponese e tra poco andremo a fare un confronto. Inizialmente guardiamo questa italiana, è una 2 in 1, questa è la nuova copertina con i nuovi disegni, la costina e il retro della sovracopertina. Sotto la sovracopertina troviamo dei motivi diversi che vanno un po' a riprendere anche quelli di Mermaid Melody e quelli del cofanetto soprattutto, infatti vi mostro che hanno un po' le stesse illustrazioni e motivi. E la stessa cosa succede con il volume numero 2
2 nel volume numero 3. E andiamo a fare proprio un confronto ora iniziale con l'edizione giapponese, con i motivi che vengono riportati sulla sovracopertina, dato che la possiede la mia ragazza, che è una grandissima fan di Mermaid Melody e ha tantissimo merchandising. Come potete vedere, l'edizione è praticamente uguale, Star Comics ha riportato tutti i motivi, nulla è stato escluso, e lo stesso discorso si può fare anche per sotto la sovracopertina e per le alette. Qui infatti abbiamo sotto la sovracopertina che è uguale a quello italiano. Passiamo ora all'interno del volume di questa edizione italiana, perché è proprio qui che ho sentito varie critiche. L'edizione non presenta nessuna pagina a colori, ma anche l'edizione giapponese è così. Purtroppo è il materiale che viene dato all'Italia. Se in Giappone nella nuova edizione non ci sono pagine a colori, ovviamente non possono essere riportate qui e non possono essere presenti. Queste erano le pagine che hanno ricevuto la critica, che sono poi le pagine iniziali dei volumi. Queste illustrazioni sono così perché quando è stato pubblicato Mermaid Melody su Nakayoshi, al suo lancio aveva pagine a colori sulla rivista, ma non sono mai state riportate in nessuna edizione del manga. In nessun tankobon per ora abbiamo visto comparire delle pagine a colori di Mermaid Melody. La qualità comunque all'interno del volume l'apprezzo davvero moltissimo. Il tipo di carta utilizzato, che appare molto bianco, perfetto da sfogliare, carta di elevata qualità, ma soprattutto come l'edizione sia facile da sfogliare. Apprezzo davvero molto queste nuove edizioni che ci sta portando Star Comics per i manga shoujo. Diciamo che la nuova corrente che ha intrapreso ormai da alcuni anni, iniziata con Mars, ripresa con Saint Tail, con Miracle Girls abbiamo avuto anche recentemente Kamisama Kiss, molto simile a Mermaid Melody. Il prezzo è lo stesso di 9 euro, sono delle edizioni con un prezzo che è economico, rapporto qualità prezzo. Capiamo, 9 euro una 2 in 1 sono praticamente 4,50 euro volume, e per essere attualmente una nuova edizione, andando a confrontarla anche con le altre sul mercato, è un prezzo molto vantaggioso. Preferisco io avere delle edizioni così, con un grandissimo rapporto qualità prezzo, perfette per essere lette, che avere edizioni che invece non sono alla portata di tutti, super lussuose ma con un prezzo davvero esagerato. È un'edizione alla portata di tutti e Star Comics sicuramente non si è risparmiata nel portare materiale giapponese. Abbiamo tutti gli inserti, tutte le piccole interviste rilasciate sia da Machiko Yokote sia da Pink Hanamori, li possiamo trovare all'inizio del volume, all'interno del volume, sono tutti piccoli approfondimenti tradotti dal giapponese che sono stati inseriti in questa edizione italiana. Abbiamo anche gli episodi extra, gli episodi anche per la nuova edizione giapponese. Andiamo ora a fare un confronto veloce con il volume giapponese all'interno. Come potete vedere, le pagine a colori sono le stesse, non sono riportate, il tipo di carta utilizzato è molto simile a quello italiano, anzi secondo me l'edizione italiana ha un tipo di carta ancora di più maggiore. Per il resto è davvero un'edizione identica, uguale a quella giapponese. Ci tenevo a mostrarvi tutti questi aneddoti perché per questa edizione è stato fatto il massimo. Se andiamo poi a confrontare con delle edizioni estere, è stata portata ad esempio in Germania ed addirittura costa 1 euro in più rispetto a quella italiana, quindi credo che anche stavolta Star Comics ci abbia proposto per i manga shoujo un ottimo rapporto qualità prezzo. Per quanto riguarda quindi gli analisi e pareri della nuova edizione, direi che è perfetta per come è stata concepita. È stato riportato tutto materiale originale giapponese, le traduzioni sono state riviste rispetto alle altre edizioni italiane. Non credo che si possa criticare più di tanto. Se si volesse qualcosa di più lussuoso, si dovrebbe criticare in primis il Giappone, che non ha puntato su una Kanzenban Edition per Mermaid Melody, ma ha puntato su questa nuova edizione. Per rapporto qualità prezzo, il tipo di carta utilizzato, la sua morbidezza, è davvero un'ottima ottima edizione. Per morbidezza e per come si sfoglia, anche molto simile a quella giapponese, vi assicuro. Per quanto riguarda gli analisi e pareri della nuova edizione, abbiamo finito, abbiamo capito per come è fatta, ma parliamo ora brevemente del contenuto per farvi capire anche a voi e indirizzarvi nel caso Mermaid Melody possa piacervi oppure no. Vi ricordo che in questi video di analisi e pareri di solito non faccio mai una recensione del manga e non la farò neanche questa volta, però posso darvi dei piccoli pareri, delle piccole dritte nell'acquisto, se nel caso qualcuno di voi volesse acquistarlo. Allora, se avete il fattore nostalgia di Mermaid Melody, ovviamente non so neanche a dirvi che dovete acquistarlo e ritroverete quelle vibes, quelle belle sensazioni che vi ha dato il prodotto. Quindi per tutti i fan della serie credo che sia un acquisto d'obbligo. Se invece qualcuno di voi non si fosse mai approcciato a Mermaid Melody, non si fosse mai approcciato al Mao Shoujo, anche qui ho qualche dritta per voi. Mermaid Melody non è il miglior manga Mao Shoujo, ce ne sono di molti più validi e di molto più complessi e meglio strutturati, però riesce nel suo intento, che è quello di intrattenere e quello di far passare alcune ore e alcuni minuti al lettore. Dovete capire se la
storia può far per voi o no. La protagonista è Lucia, la principessa sirena del Pacifico del Sud, che si reca sulla Terra per cercare la sua perla, ora in possesso del bambino che l'aveva salvata da piccola, Kaito. Lucia cercherà di ritrovare le sette principesse per difendere la pace dei mari da Gakuto e dalle sue servitrici malvagie. Questo è un po' l'incipit della trama. Come avete visto, non è nulla di particolarmente innovativo, e Mermaid Melody non ha la pretesa di essere originale, anche se comunque tutta la questione dei mari, delle conchiglie, delle sirene viene trattata bene, e in questo caso al posto dei classici poteri di combattimento per battere i vari nemici verrà utilizzato il canto della sirena, una tecnica d'azione comunque differente rispetto al solito. Io vi direi, se non conoscete questo titolo, non abbiate troppe aspettative, prendetelo per la lettura che è. I nemici vi appariranno non tanto sviluppati, è vero, il fulcro diciamo che resta la relazione tra Lucia e Kaito e la parte sentimentale che piano piano si andrà ad instaurare nella storia. Però il manga ha anche degli aspetti positivi, che possono essere i disegni di Pink Hanamori, soprattutto nelle splash page. È molto brava, considerando che Mermaid Melody è stato il suo primo manga disegnato, già una buonissima dose di dettagli e brava nelle espressioni. Vi mostro comunque altre tavole per farvi vedere un po' lo stile di disegno. Spesso risulta sì imprecisa, poi è comunque esperienza che si andrà a fare e migliorerà andando avanti nei volumi. Le proporzioni, soprattutto quando vengono disegnati i personaggi più piccoli, non sono sempre perfette, però diciamo che è un aspetto di cui se ne si accorge se si legge il manga con un occhio più critico. I disegni comunque risultano molto piacevoli, non vi farò troppi spoiler nel mostrarveli. Una volta che l'avrete letto, sono sicuro che riuscirete sia a vedere la parte di più pregio sia la parte dei difetti, però proprio bisogna contestualizzarlo per il tipo di manga che è. Se vi approcciate al Mao Shoujo per la prima volta, può essere un ottimo entry point. Non conoscete il Mao Shoujo, non conoscete la sua struttura, può darvi una bella infarinatura, poi potete andare ad approfondire con altri autori, altri mangaka, anche perché l'opera fa parte di una corrente nata su Nakayoshi alla fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, che comprende molte opere simili a Mermaid Melody anche per quanto riguarda il tratto grafico. Ci potete ritrovare un po' di Saint Tail, un po' di Miracle Girls, ma si vede l'ispirazione per Arina Tanemura. I disegni sono molto simili e, come sapete, come ve ne parlo anche dei video, Arina Tanemura è una delle mie autrici preferite per quanto riguarda il Mao Shoujo. Se voi partite con Mermaid Melody, sono sicuro che si può aprire per voi un mondo per il Mao Shoujo. Una lettura piacevole e spensierata, è questo Mermaid Melody. Da queste piccole parole potete vedere se fa al caso vostro o non fa al caso vostro. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, se prenderete questa nuova edizione o meno. Se la stavate aspettando, se avete il fattore nostalgia di Mermaid Melody, l'avete visto tanti anni fa quando è stato proposto l'anime. Cosa ne pensate di questa nuova edizione? Che cosa ne pensate del cofanetto? Mi raccomando, tutto nei commenti, così possiamo scambiare qualche parere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.